Dunque, partiamo da questa seconda, visto che è più immediata. No, innanzitutto, appunto, dal punto di vista della, questo accenno alla temporalità, è chiaro che implica un altro tipo di temporalità, come ha detto del resto, no? Addirittura non solo, non è il domani, il ieri, il domani, io direi è l'altro ieri e il dopodomani, cioè la temporalità di questa cosa è non legata appunto a una preparazione da realizzare domani, ma a un dopodomani che è presente ora. Cioè, quindi rompere l'idea di un processo lineare in cui prepariamo il domani, ma semmai prendere una lontananza e renderla presente qui e oggi. E quindi noi abbiamo l'altro ieri e il dopodomani devono essere presenti oggi. Quindi voglio dire, innanzitutto è vero che c'è quindi una temporalità diversa, perché se ci si mette sul piano soltanto di un tempo lineare omogeneo, quindi dobbiamo agire in questo tempo lineare omogeneo, poi cadiamo nell'idea di progetto, piano, controllo. E nel suo tempo però appunto è anche importante questa idea di concepire diversamente l'abito di una potenza, non come un possesso che la mia volontà decide, ma semmai come appunto non io posso scrivere perché so scrivere e decido di scrivere, ma la scrittura avviene in me. La contraddizione, perché si è istituito un obbligo dopo che però si era esentato da ogni responsabilità le autorità che avevano prescritto il vaccino. Quindi, diciamo, prima era in un certo senso più coerente perché rispondevano al fatto ma non sei obbligato, quindi io posso togliermi la responsabilità perché tu non sei obbligato. Istituendo l'obbligo si è creata una mostruosità giuridica, cioè che tu sei obbligato ma chi ti obbliga non è responsabile per i danni negativi che tu hai al vaccino. Quindi lì c'è proprio una contraddizione enorme. Quindi sono d'accordo, ma mi sembra che le categorie mezzo fine vengano usate da questi governi nel modo più grottesco proprio, no? Perché appunto invertendole, confondendole, fino a contraddirle, perché questo appunto è una contraddizione enorme, che sia obbligatorio un vaccino per il quale però tutti sono esentati da ogni responsabilità. Quindi se io muoio, non c'è nessun responsabile. Sì, e in un certo senso poi, come dire, il comunismo o c'è già in qualche modo, cioè deve essere in qualche modo presente. Noi dobbiamo cercare di capire la modalità di questa presenza, perché appunto anche lì presenza e assenza sono concetti valori. No, ci sono vari modi in cui una cosa è presente e vari modi in cui una cosa manca. Non è che mancano semplicemente oppure sono presenti semplicemente. Quindi lì sarebbe da pensare in che modo le cose che cerchiamo, in questo caso del comunismo di Marx, sono presenti oggi. Solo se sono presenti oggi possiamo provare a fare una comunità, perché se non sono presenti dobbiamo fare tutto un piano, non ci riusciremo. Dobbiamo partire dal modo in cui sono presenti, in modo particolare, speciale, è la presenza entro riconosciuta giuridicamente oppure organizzata istituzionalmente, no? Però ci sono modalità di presenza per tutti, appunto il dissenso sovietico si basava su questo, appunto sul fatto che era presente qualcosa che veniva, però non era organizzato né giuridicamente né riconosciuto politicamente. Sì, però sono d'accordissimo, però questa cosa che dici è proprio una struttura portante che in forme diverse è sempre avvenuta, no? Però appunto mi sembra che questo modello che ti ho detto giusto è un po' complicato anche con quello che dicevo prima, perché questo potere che probabilmente aveva possibilità di farlo, pensate per esempio al digitale, no? Per esempio è chiaro che oltre a questo capitale, una delle forme che questo capitale finanziario vuole dare il massimo peso di sviluppo è la digitalizzazione della società, ma in un certo senso lo poteva fare, era già di fatto realizzato col fatto che tranne me tutti voi avete un telefonino. E come mai, quindi è giustizia, ma come mai hanno scelto
questa forma estrema. Cioè il capitale, è come dici tu, il capitale, però mi sembra che probabilmente avrebbero potuto farlo come hanno sempre fatto, così, con una maggiore pressione, ma che ci vuole una legge. Invece hanno scelto questa forma estrema, quindi mi sembra che bisogna collegare questa cosa che hai detto, che è così giusta, collegarla con quest'altra cosa, cioè com'è che si, per esempio appunto, allora poi com'è che questi poteri sono riusciti a far sì che poi tutti ci stanno dentro, perché insomma sembra che oltre a questo piano c'è una specie di follia in cui sembra caduta l'umanità, quindi sarebbe, ci dice, c'è chi dirige un complotto e questa cosa va insieme a un processo di follia sociale. Ti rendi conto che questo è proprio un problema di prassi politica concreta, no? E sono d'accordissimo. Si può discutere, come sai, come hai detto tu, no? Non solo come l'hai detto Croce, ma che ne so, un uomo in cui in realtà poi non ho alcuna stima, ma insomma Norberto Bobbio firmò. E però ha sempre detto che firmò per, appunto, per un po' per queste ragioni che dicevi tu. Nello stesso tempo, però, disse anche cosa un po' curiosa, e nello stesso tempo per me però il fatto che aveva giurato mi fosse un problema di coscienza. Quindi sempre lì è difficile rispondere, si deve, ha fatto bene chi non ha firmato o ha fatto meglio chi ha firmato in mezzo modo potendo agire? Appunto non è facile rispondere, io risponderei piuttosto ha fatto meglio chi non ha firmato, nel senso che allora poi questa qui poi nell'università che hanno fatto? Cosa ha fatto Roberto Bobbio di utile? Però invece il problema è reale, assolutamente, come dici tu, e Croce diceva questo, però tenete presente che Benedetto Croce, persona per tanti aspetti rispettabile, e quando ha fatto cadere il governo Parri, quello che dicevo prima, il governo, no, di liberazione nazionale, l'Italia dopo la guerra era stata governata dal governo, credo tutto, da Ferruccio Parri, leader di liberazione nazionale. Quando fu fatto cadere questo governo, che erano d'accordo i democristiani e i comunisti per farlo cadere, però diciamo, chi agì furono il Partito Liberale, e il leader del Partito Liberale andò a chiedere consiglio a Croce, e Croce gli disse di sì, di farlo cadere. Quindi per dire che Croce dal punto di vista politico non è un buon consigliere, visto che appunto gli sembrò meglio quella cosa lì. E appunto non lo so, questo appunto dipende dal problema che mi sono posto. Io penso per esempio, resti tra noi, per quanto ormai. I medici forse avrebbero fatto bene a non farsi sospendere per quello che dici tu, perché il medico agisce molto, cioè se il professore si fa sospendere, ma tanto che si può far sospendere, tanto il medico che poteva curare per esempio i pazienti, come questi medici che si sono fatti sospendere facevano, questi 400 medici per esempio di questa società, la gente che curava, facendosi sospendere si è messa in difficoltà da questo punto di vista, quindi si potrebbe anche pensare che forse avrebbero fatto bene a trovare il modo di far finta di vaccinarsi, non lo so. Però e... ma c'è l'obbligo vaccinale, non volevano assolutamente sottostare, no? Sì, resta appunto che io non saprei dare una risposta, però se dovessi dire chi può veramente agire, forse si può giustificare dicendo e no, siccome io posso veramente agire, allora aderisco proprio per poter agire. Ma questo non vale per il professore universitario che tanto non servivano a niente a fare esami. Oppure per esempio una persona come me, tanto io non posso parlare, dire, ma non posso agire. Quindi posso benissimo non vaccinarmi, ma tanto che cosa posso fare poi nella prassi. Però chi nella prassi come medici poteva fare, non lo so, si può pensare. Però è un problema, mi pare che tu sei cosciente, è un problema che non è facile risolvere. Quello che non abbiamo toccato, però che integrava anche quello che avevamo detto prima, dell'aspetto religioso della questione, no? È chiarissimo che la scienza sta svolgendo una funzione religiosa, no? Ed è proprio nel vaccino evidente, sembra il sacramento, sembra il battesimo, insomma, no? E questo è evidente che c'è questa proprio perché nei paesi più ricchi, cioè un'altra cosa che non hai detto, non solo in Africa perché sono poveri e muoiono, ma perché sono islamici la religione più presente. Cioè dove la religione è più presente,
naturalmente questo potere medico religioso si è potuto manifestare. Nei paesi ricchi occidentali, in cui la religione stava già un po' declinando e dove appunto il Papa addirittura ha deciso di abolirla, è chiaro che c'è stato bisogno che qualcosa, penso questo complica, quindi non c'è soltanto, come dire, il potere, il capitale finanziario diciamo, che impone, c'è anche questi altri fenomeni importanti, cioè la scienza che diventa religione e quindi la follia collettiva, no? Perché i fenomeni religiosi hanno spesso questo aspetto. Intanto voglio dire una prima cosa, osservazione, quando ho detto che c'è un potere si accumula. E quella concezione che ho criticato appunto della potenza come sapere, il sapere per definizione è qualcosa che si accumula, perché è come un potere che si accumula. No? E questo proprio definisce la potenza del dominio occidentale, anche questa capacità di accumulare. Ricordate che esiste un personaggio che si chiama il provocatore, che è quello che cerca di far passare il potere all'altro. Il provocatore è quello che fa in modo che poi magari la polizia spari. Quindi è importante questa categoria del potere accumulato e anche di avere a che fare. Come si deve avere a che fare con un dominio che assume questa forma, diciamo, di accumulo, che può anche non esercitarsi o esercitarsi. Per questo una prima considerazione. E appunto io lì sarei, non capisco perché dovrebbe angosciarvi questo problema. Di fatto, voi siete già qui, di fatto qualcosa si è creato. Questo è più importante che l'idea, ma allora come dobbiamo organizzarci? Di fatto questa è una realtà che si è organizzata, che ha fatto. Perché io ricordo appunto che spesso invece porsi il problema dell'organizzazione come problema capitale era spesso paralizzante. Perché poi dice, ma come si deve fare, chi diceva allora, poi allora bisogna nominare dei capi, dei rappresentanti, e questo poi buttava col fatto che poi si creava una burocrazia, insomma è stato sempre un problema enorme. Io penserei che si deve sempre partire dalla realtà concreta. La realtà concreta, voi ci siete qui, e la ragione tua sovrana, bisogna mica isolarsi dagli altri. Cioè non è che poi allora qui, allora tutti gli altri studenti vaccinati non dobbiamo, no, con la ragione tu si deve agire rispetto agli altri, cercare di vedere cosa si può fare per accrescere il numero. Tra l'altro, insomma, mi sembra che, per esempio, è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, parlavo con una, sentivo questo Kennedy, lui dice che quello che negli Stati Uniti il passaggio avviene tra quelli che erano dentro il sistema verso di loro, non avviene il contrario, cioè c'è una crescita, lui dice, dell'opposizione, che poi in America è più consistente per da noi perché è circa il 30% delle popolazioni. Però lui dice appunto che questa tendenza semmai va in questo senso. E quindi in questo senso si agire, però non ossessionandosi con il problema dell'organizzazione, perché poi il solito problema, scusate, questo è il problema del Partito Comunista, leninista, sperate, lo sapete, no? Allora il problema è come dobbiamo organizzare, e si deve organizzare creando un partito. Il partito poi deve rappresentare la coscienza di classe, ci si avvolgeva in cose senza fine che ha dato luogo alla realtà di disastrosa dei partiti, insomma, no? Però appunto, quindi partire sempre dai fatti, cioè quello che stiamo facendo, quello che già, questa è già un'organizzazione, come dire, continuare a agire rispetto agli altri, però non porsi, diciamo, come organizzare, perché poi organizzare che significa? Allora dobbiamo nominare dei rappresentanti, dobbiamo fare, insomma, vedere se poi si crea di fatto una situazione, quella si continuerà e bisognerà espanderla, come dici tu, non certo chiudersi e dici, no, vabbè, facciamo una cosa parallela chiusa, no, una cosa parallela aperta. Avevo citato la lettera ai Romani di Paolo. Paolo viveva in una comunità di ebrei definita dal fatto che il problema essenziale era obbedire ai 360 progetti precedenti della Torah. E lui, come ebreo, quello che dice, no, l'avvento del Messia ha annullato il valore della Torah. No, noi non ci possiamo credere di salvarci obbedendo ai precetti della legge della Torah. Noi, lui sostituisce, come sapete, alla legge il concetto di
fede. Adesso lasciamo stare Paolo, però è utilissimo per noi anche questo, cioè appunto non è pensabile che la soluzione sia costruire un sistema di regole e obbedire a queste regole. Sì, insomma, questo è un sistema come funziona molto. Poi abbiamo visto che tra l'altro nemmeno più la società che stanno disegnando oggi, non è più nemmeno lei così. Quindi qualche volta può venire anche voi a dire, beh, visto che voi fate così, qualche regola ce la diamo. Però insomma, la società che loro vogliono stabilire non è mai così divertita. Però appunto no, invece la fede che è qualcosa che non è un sistema di credenza, no? Quindi Paolo non è quello che è diventato nella Chiesa di una serie di dogmi, no? I dogmi hanno tradito il concetto di fede. La fede è un, come dice, un'immediata relazione tra cuore e labbra. Insomma, quindi sì, sono d'accordo, questo è il punto, non credo che sia. Però sempre pragmaticamente, non è che dobbiamo dire ah, no, allora basta, non si deve fare nessun progetto, nessuna legge, questo è assurdo. L'ordine della prassi è sempre secondo la contingenza, un concetto importante la contingenza, non è che ci sono queste necessità che vogliono eseguire, no? Secondo quello che avviene, può essere che in un certo momento io debba stabilire una regola, ma sarà solo limitata a quel momento, perché appunto non può essere il principio. Lì è questa idea della definizione del picaro, si vede che sono personale, che è uno che appunto dice che Castro vive disvivendosi, cioè mancando sempre ogni identità, ogni vita, ogni identificazione, no? Appunto, come fa Pinocchio, che non si sa se è un burattino, se è un di legno, se è un uomo, se fa. Quindi no, mi sembra molto giusto. L'indicazione era appunto questa, no? Che poi lì era anche concreta, perché poteva corrispondere con la situazione dei Morisco, con la situazione degli ebrei, insomma, no? Non è che non si sono dati anche storicamente in casi di comunità che hanno dovuto fare una vita che smentisce ferma e smentisce, ferma l'identità e smentisce un'altra. Quindi sì, l'idea è un po' quella Quindi se uno deve vivere disvivendo, se appunto il problema dell'organizzazione esiste ma acquista tutto un altro aspetto, non possiamo dire, organizzare in modo identitario, no? Un'identità organizzata, no? Come fa Pinocchio, corre continuamente, nega sempre lo statuto, che è una cosa che è, insomma. C'è anche questa cosa molto bella della lettera di Paolo ai Romani, che dice questo concetto del come non. Dice, siete sposati? Fate come non lo fosse. State ridendo? Come non rideste. State piangendo? Come non piangeste. È un'idea, questa idea rispetto all'identità. Non la semplice abolizione e cancellazione, ma di fatto vivere come non. Sì, nemmeno volevo dire un elogio dell'instabilità, perché anzi quella è una coerenza, no? Io vivo tutto in questo modo, cioè sono studente, sì, certo, però provo a vivere come se non lo fossi, sono un avvocato, sì, sono avvocato, ma provo a vivere come se non lo fossi, sono sposato come se non lo fossi, non significa negare l'integrità. Sì, appunto, cioè, rifiutare che quella cosa ti identifichi, c'è, ma non mi devi identificare. Curiosamente è implicito nel concetto di tattica, che non possono essere tutte le tattiche, eccetera. Il concetto di tattica significa che in una data istanza, in una data situazione, per esempio sto combattendo e arriva la cavalleria, no? Quindi non può essere generalizzato, non si possono accettare tutte le tattiche, perché è proprio il contrario. Il concetto di tattica significa puntualmente, di volta in volta, vedere, quindi no, quindi sono d'accordo, sarebbe assurdo dire dobbiamo accettare tutte le compromessi, tutte le no, perché proprio contraddice il concetto di tattica, no? Rispetto alla strategia, no? Questa è la differenza, la tattica è sul campo, quindi di volta in volta giudicare. E quindi è assurdo, se è incompatibile, è inutile che cerco una tattica, no? Se è incompatibile. Se invece in quel momento
è utile, anche se non c'è un totale accordo, deve essere, no? La tattica consiste anche di fare qualche compromesso, ma non può essere generalizzato. Ripeto, per esempio, se tu stai annegando, se quello che ti tira una mano per te su è un nazista, tu ti devi partire su lo stesso, però solo puntualmente così, se non stai annegando non hai alcun motivo di allenarti, no? Però la tattica è questo, se sto annegando, no, perché sto a discutere su figli, devo morire, faccio il su, però corretto, è puntuale. Allora mi ha colpito anche a me, no, questo fatto che in tutto questo fenomeno che scrivi c'era una curiosa proprio accettazione di una situazione di impotenza. Ma c'era veramente curioso, proprio come non è che si sentivano più potenti, no? Si sentivano proprio, però veniva quasi teorizzata e accettata l'impotenza. Appunto, come dicevo sempre, non credo che non bisogna porsi il problema di che cosa dobbiamo fare. Appunto, come dicevi tu, tu già lo sperimenti, hai già sperimentato questo, invece, nel tuo caso, per così dire, un aumento della tua potenza di vivere, no? Mi sembra che tu, no, quello che hai detto, che questo è avvenuto, no? In questo è vero, cioè, noi ci troviamo in un momento terribile, ma anche di maggiore verità. Io devo essere sincero, mi trovo molto più giusto tutti adesso gli attacchi che ho subito e tutto, per esempio che i miei libri non devono essere più recensiti, no? Perché così adesso è servito che dopo l'ultimo devono più essere, ma io sono più contento, è giusto così, è giusto, cioè c'è un momento di verità, ma così è che appunto quel mascalzone doveva far finta che non c'aveva i miei libri, non era vero, e così appunto, no? C'è un aumento di verità e di potere in voi. Quindi non è una situazione, insomma, sembra che siamo in una situazione di debolezza, ma è anche vero il contrario, che è una situazione forse di forza come non abbiamo mai avuto prima, perché prima si fluiva con gli altri. Mi vorrei riallacciare un attimo al suo intervento, per dire che francamente, secondo me, adesso parlo a voi ragazzi, secondo me voi qualcosa di più potreste fare. Cioè io prenderei atto da una considerazione. Un governo che riparte i suoi cittadini è un governo debole. Credo che questa sia una base di partenza. Io vedo che ci sono in giro tantissime forze molto capillarizzate che trovano quello che sta succedendo una cosa inaccettabile. Il problema è che sono capillarizzate. Adesso io credo che le uniche persone che sarebbero in grado di chiamare tutte queste forze a raccolta siete voi. Cioè solo voi ragazzi potete veramente lanciare un appello a tutte le forze che ci sono e che stanno lottando, magari chi più o meno, con più o meno visibilità, per chiamarle a raccolta e fare il fronte comune, e lascio il tema delle alleanze. Se ci mettiamo qua a discutere, tu mi piaci, non mi piaci, destra, sinistra, è finita. Signori, se noi pensiamo di andare a fare la guerra pubblica, messo che io non la farei, mancando come ha fatto l'Italia, 1200 soldati di Crimea, voi capite che una battaglia per in partenza, una barzelletta. Qui è lo stesso discorso, qui c'è una guerra. O tutta la parte sana del paese, che peraltro è la parte più forte, più aggressiva, si coalizza contro quello che sta succedendo, o gli italiani si abitueranno in via definitiva alla libertà autorizzata, adesso avverrà una dichiarata strategica, ma semplicemente il Green Pass come concetto rimarrà latente per sempre. Quindi l'unica maniera di vincere questa battaglia, ne abbiamo già parlato con loro, e serve una presa di coscienza che questo è stato uno dei periodi più bui della storia della Repubblica. Bisogna abbiurare il Green Pass in maniera anche molto forte, non interrompere la battaglia quando fra poco lo sospenderanno, perché altrimenti ve lo ritrovate a vita. Perché io dico ve lo ritrovate? Perché ovviamente noi abbiamo un'altra età. Peraltro la società, la comunità nella società è un concetto che capisco e credo che tutti noi stiamo già vivendo, però io dico, professore, ricordiamoci che noi possiamo anche ritirarci sull'Aventino, ma io onestamente a mio figlio non voglio che si ritiri sull'Aventino, io voglio che lotti, io voglio che faccia la guerra, cioè non esiste la ritirata su questo punto. Quindi voi oggi l'errore più grosso che potete fare è taccheggiare, secondo me,
Oggi voi dovete chiamare a raccolta tutte le forze che nel paese stanno lottando contro il Green Pass e contro tutto quello che c'è dietro. Lo potete fare solo voi, perché ognuno va per conto suo, abbiamo personalità diverse. Però se voi li chiamate a raccolta, secondo me tutti quanti si sentiranno, come dire, obbligati ad aiutare. Sì. Chi è che deve parlare? Non so se vuole dire qualcosa, se vuole, se vuole, se vuole.